Cosa fanno una ragazza bella, spigliata ma un po' conservatrice e due single impenitenti? Fanno due scapoli e una bionda, uno dei testi più divertenti dell'opera di Neil Simon. Al Teatro della Pergola, dal 12 dicembre, per l'interpretazione di Ninì Salerno, Franco Pini e Barbara Terinoni. Questo spettacolo, la prima messa in scena, Due scapole e una bionda, risale a 20 anni fa. Noi, parlando con il regista, ci ha detto che la struttura pressappoco è rimasta simile. Il grande cambiamento è che è l'età, nel senso che già di per sé lo spettacolo è stato scritto da Simon per due protagonisti maschili giovani, insomma, trentenni, così. Ecco questo, sì. Ecco, questo è l'inizio. È la voce della casa, questa è la voce della casa che così introduce questa coppia di scapoloni impenitenti, sempre alla ricerca di quattrini. Insomma, dicevo che il cambiamento è stato l'età, e forse questo ha dato forse più, come dire, più comicità alla cosa, perché così innamorarsi, perdere la testa a 50 anni per una ragazza così fa scaturire delle situazioni forse anche molto più divertenti. Comunque realistiche. Molto realistiche, per i tempi che corrono. Poi una volta magari un cinquantenne con una 25enne era inconcepibile, adesso è abbastanza normale. Però questi due cinquantenni che io dico sempre trattabili, nel senso che io ho 58 anni, il mio collega ne è un po' meno di me, ma questi due cinquantenni alle prese con l'arrivo di questa bionda che mette scompiglio, crea delle situazioni assolutamente paradossali. Il regista di questo spettacolo, Alessandro Benvenuti, ha definito questo testo una favola. Lei è d'accordo? Beh sì, è una favola, e come tutte le favole parla di sentimenti buoni, di amicizia, questi due che sono amici da tanti anni. All'interno di questa coppia di amici si introduce questo divelle, questa coppia, questo arrivo di questa bionda spumeggiante. Come in tutte le cose, quando c'entra l'amore si rischia anche di litigare tra gli amici, però alla fine l'amicizia trionfa, e trionfa anche l'amore, per cui è proprio una bella favola, amicizia, amore, un abbraccetto, una bella favola natalizia, e stiamo tutti bene. E che tipo di umorismo propone? Beh, senz'altro un umorismo di situazione, di movimento. La situazione come ha parlato anche il mio collega Ninì Salerno, di un cinquantenne più IVA, come dico io, e che si innamora, folleggia, dipinge le scale con delle frasi, inventa delle cose assurde, regala dei paperi vivi, dei regali assurdi in situazioni assurde con una che poi non è neanche innamorata, come succede a volte. Per cui scaturisce una bella comicità, e come succede quasi sempre, poi invece in amore vince chi fugge, quindi lei invece si innamora dell'altro. C'è questo inguacchio. Che però si risolve alla fine, appunto, con E volemosi tanto bene. Lei è la protagonista femminile di Due scapoli e una bionda, quindi accanto a queste due figure maschili della comicità. Assolutamente, sono dei compagni di lavoro molto esaltanti da un punto di vista professionale. Io ormai sono 3 anni che lavoro con loro e non nego che ho anche imparato molto da loro, proprio sulla comicità e anche su un certo modo di fare il teatro con grande naturalezza, in scioltezza. È un'esperienza molto bella. Questo tipo di teatro, il teatro brillante, è molto seguito dal pubblico. Cos'è secondo lei che colpisce attualmente? Allora, innanzitutto io credo che il teatro brillante, in un periodo sociale così storico come il nostro, piuttosto difficile, offre allo spettatore la possibilità di evadere con una certa tranquillità e, insomma, di godersi uno spettacolo appieno senza riflettere troppo, ma divertendosi e basta. Due scapoli e una bionda sarà al Teatro della Pergola fino a domenica 17 dicembre. L'attività del teatro si arresterà poi per le feste natalizie, per riprendere il 27 dicembre con lo spettacolo di Luigi De Filippo, Storia strana su una terrazza napoletana. A tutti i telespettatori, auguri di buon Natale.